è a lavorare nella sua officina che vedete alle mie spalle, così come accadeva da quando aveva 19 anni. Adesso di anni ne ha 94 e questo meccanico aretino è entrato nel Guinness dei primati. Fabio Sabbioni, 94 anni, ne compirà 95 il prossimo ottobre, è il meccanico in attività più longevo al mondo. Fatto dipendente, poi eravamo in società in due, nel 79 ho diviso, avevo l'officina all'autostrada e io ho continuato fino al 97 ad andare in autostrada. Camion e macchine facevo, giorno e notte, a letto poco. Il riconoscimento è arrivato in questi giorni, dopo che un amico di famiglia aveva suggerito di proporlo. Difficile trovare un meccanico in attività che abbia più di 94 anni. Non c'è tanti, non è facile. Un lavoro da record, quindi il segreto è più semplice di quanto si pensi. Lavorare con le mani, certo, banditi gli scansa fatiche, ma anche con il cuore. Fabio ci racconta con orgoglio quando riuscì a mettere in moto l'auto di una famiglia che era stata coinvolta in un brutto incidente in autostrada. C'era una famiglia di Trieste, avevano tamponato dietro un'alfetta e gli usciva parafanghi nei ruoti. L'ho presa io, l'ho caricata sopra a carro attrezzi, l'ho liberato le ruote. Io credo che quelli mi hanno fatto un monumento. E appena un anno fa gli era stato rubato anche il suo carro attrezzi, ma lui non si è fermato. Ho ricomprato quello lì, ma quello l'ho ricomprato da una persona di Brescia che io nell'82 portai a fare un carro attrezzi a Brescia, che questo c'ha una ditta. Quando mi rubarono questo qui, il proprietario di questa azienda, si è fermato a dormire dalla mia figlia. Quando mi ha rubato il carro l'ho chiamato, mi ha detto tu lo trovo io, ce l'ho a Velletri, c'aveva questo, quello che tirava indietro, ho comprato quello. Un consiglio per i giovani ce lo dà? Che si rimboccano le maniche e cercano di lavorare, perché la vita è fatta di lavoro. A giugno, quando finivano le scuole, veniva un sacco di ragazzi a cercare il lavoro. Ora non ne vede più uno. Sempre pronto.